Purgatorio, canto tredicesimo. E il buon maestro, questo cinghio sferza la colpa della invidia, e però sono tratte d'amor le corde della ferza. Lo fren vuole essere del contrario suono, credo che l'udirai per mio avviso, prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aere ben fiso e vedrai gente innanzi a noi sedersi e ciascun è lungo la grotta assiso. Allora più che prima gli occhi apersi, guardami innanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti udia gridar: Maria, ora per noi, gridar Michele e Pietro e tutti i santi. Non credo che per terra vada ancora uomo sì duro che non fosse punto per compassione di quel che vidi poi, che quando fui sì presso di lor giunto che gli atti loro a me venivan certi, per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vil ciliccio mi parean coperti, e l'un sofferia, l'altro con la spalla, e tutti dalla ripa eran sofferti. Così gli ciechi a cui la roba falla stanno a perdoni a chieder lor bisogna, e l'uno il capo sopra l'altro avvalla, perché in altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole, così all'ombre quivi, ond'io parlo ora, luce del ciel di sé largir non vuole, che a tutti un fil di ferro i cigli fora e cusce, sì, come asparvier selvaggio si fa, però che queto non dimora. Professore, Dante dedica due canti del Purgatorio agli invidiosi. E ne abbiamo già sentito parlare prima, per esempio nell'Inferno, Pier delle Vigne definisce gli invidiosi meretrici con occhi di putta, il che insomma vorrebbe dire putta con occhi di putta. Ecco. Come mai tutto questo spazio dedicato agli invidiosi da parte di Dante? Sì, intanto diciamo che nell'inferno gli invidiosi non hanno un loro settore, però sono onnipresenti, come nel caso che è stato adesso ricordato, ma sin dall'inizio, quando Dante incontra le tre fiere, la terza, cioè la lupa, dice onde invidia di partilla. Quindi alla base del peccato per Dante c'è l'invidia. Perché c'è l'invidia? E qui ci aiuta l'etimologia, invidia. Deriva da in video, quindi guardare contro. Quindi l'invidioso chi è? Colui che non agisce, ma guarda gli altri agire e in quanto tale vorrebbe avere quello che hanno gli altri. Quindi per Dante, che era un uomo dinamico, attivo, che amava ovviamente l'impegno nella vita politica, amava le regole, per Dante l'invidioso che si limita a osservare e a volere il male, come appunto il personaggio che incontreremo di Sapia, sono i peggiori. Perché? Perché poi a seguito dell'invidia, infatti lo dice chiaramente in questo canto, l'invidia è la base di ogni male. E quindi c'è questo senso. E qui un altro atteggiamento di Dante, abbastanza inconsueto, perché spesso Dante ha pietà per i dannati e anche per i penitenti. Qui invece ha un atteggiamento di totale estraneità emotiva, non c'è nessuna partecipazione, anzi questi personaggi che incontreremo sono ascoltati, anche per una ragione molto semplice, che questi personaggi, legge del contrappasso, come hanno usato gli occhi malamente in vita,
adesso degli occhi sono privati e sono le loro palpebre sono cucite, e dice Dante anche questa similitudine come quelli degli sparvieri, no? Perché li si cucivano gli occhi degli sparvieri? Per addestrarli meglio, quindi perché fossero utili. Voi siete stati invidiosi, non avete ottenuto nulla e quindi siete come gli sparvieri addirittura, e quindi c'è questo declassamento. Questo l'abbiamo trovato spesso nell'inferno. L'uomo, quanto più è spregevole, perde la sua dimensione umana. E questi invidiosi sono dei volatili che devono essere addestrati, quindi in una situazione addirittura di sudditanza. Quindi questa è la ragione per la quale Dante è pesante contro gli invidiosi. Volsimi a loro e, o gente sicura, incominciai di veder l'alto lume che il disio vostro solo ha in sua cura. Se tosto grazia risolva le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume, ditemi. Che mi fia grazioso e caro, s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon, si l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina d'una vera città, ma tu vuoi dire che vivesse in Italia peregrina? Questo mi parve per risposta udire più innanzi alquanto che là dove io stava, ond'io mi feci ancor più là sentire. Tra l'altre vidi un'ombra che aspettava in vista, e se volesse alcun dire come, lo mento a guisa d'orbo in su levava. Spirto, diss'io, che per salirti dome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammiti conto o per luogo o per nome. Io fui Sanese, rispose, e con questi altri rimendo qui la vita ria, lagrimando a colui che se ne presti. Savia non fui, avvegna che sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non creda ch'io ti inganni, odi si fui com'io ti dico, folle, già discendendo l'arco di miei anni. Eran li cittadin miei presso a colle, in campo giunti, coloro avversari, e io pregava il Dio di quel che volle. Rotti fuor quivi e volti negli amari passi di fuga, e veggendo la caccia, letizia presi, a tutte altre dispari, tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia, gridando a Dio: o mai più non ti temo, come fe il merlo per poca bonaccia. Pace volli con Dio in su lo stremo della mia vita, e ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo se ciò non fosse ch'a memoria m'ebbe Pier Pettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per caritate increbbe. Ma tu chi sei? Che nostre condizioni vai dimandando e porti gli occhi sciolti, sì com'io credo, espirando ragioni. Gli occhi, diss'io, mi fieno ancor qui tolti, ma a picciol tempo, che poca è l'offesa fatta per esser con invidia volti. Troppa è più la paura, ond'è sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già l'un carco di laggiù mi pesa. Ed ella a me: chi t'ha dunque condotto quassù tra noi, se giù ritornar credi? E io: costui che è meco e non fa motto, e vivo sono, e però mi richiedi, spirito eletto, se tu vuo ch'io mova di là per te ancor
li mortai i piedi. Oh, questa è a udirsi cosa nuova, rispose, che gran segno è che Dio t'ami. Però col priego tuo talor mi giova, e cheggioti per quel che tu più brami, se mai calchi la terra di Toscana, che ai miei propinqui tu ben mi rinfami. Tu li vedrai tra quella gente vana che spera in Talamone e perderagli più di speranza che a trovar la Diana, ma più vi perderanno gli ammiragli. Chi è questo personaggio esemplare degli invidiosi? Ecco, è un personaggio femminile, e allora questo ci porta ad altre figure femminili che abbiamo incontrato in inferno, in purgatorio, ma questa figura femminile è abbastanza negativa, se non del tutto, poi vedremo la ragione finale della sua salvezza. Questa donna è la zia di Provenzan Salvani che abbiamo incontrato tra i superbi. E questa donna senese, savia non fui, avvegna che sapia, no? Quindi il mio nome avrebbe fatto pensare che io fossi saggia, e invece non lo ero, no? Quindi c'è questo senso della tradizione latina classica, nome nome, no? Cioè qualcuno è quello che il suo nome rappresenta. E questa donna era avversaria politica di Provenzan Salvani e quindi anche degli Ghibellini, che qui si cita la battaglia di Colle Valdelsa del 1269, nel quale gli Ghibellini vengono sconfitti, e viene sconfitto questo Provenzan Salvani, e lei da questa sconfitta, da questa invidia nei confronti dei suoi concittadini, trae una gioia tale da superare ogni cosa e rivolgersi a Dio dicendo: ormai qualunque cosa mi succeda mi va tutto bene, ormai più non ti temo, no? Perché ormai ho raggiunto l'obiettivo della mia vita. Qui è interessante perché Dante propone anche come fa il merlo, no? Questo richiamo popolare, perché qui vediamo una situazione in fondo di impegno etico, no? Quindi che Dante non manca di mettere questa tradizione secondo la quale se gli ultimi giorni di gennaio sono buoni, non sono gelidi, la merla dice: ormai più non ti temo, perché ormai il freddo è passato. Quindi questi inserimenti qui danno proprio il senso di come la commedia sia un insieme di tanti generi, no? Qui c'è il detto popolare, l'invidia, un fatto storico, e c'è poi l'idea negativa nei confronti degli invidiosi. Per farmi fare un riferimento certamente un po' azzardato alla realtà, ma che comunque all'attualità, che è comunque anche un pochino lo scopo di queste nostre conversazioni, quelle di trovare dei punti di incontro tra il sommo poeta e la sua attualità. E io credo che non esistano invidiosi peggiori degli utenti dei social. Quando io leggevo il canto degli invidiosi pensavo a Facebook, dove ognuno scrive qualcosa, ma in realtà quello che gli interessa di più è vedere quanti like, quante condivisioni ha avuto rispetto ad altri che ne hanno di più. Quindi questo stare sotto traccia, sempre a star male per la riuscita degli altri, che tra l'altro è un argomento che noi vediamo spesso in questo canto, certo. Proprio Dante lo spiega chiaramente, questo stare a guardare e godere delle tragedie altrui. E in questo senso, ripeto, azzardato, ma tutto sommato questo è, allora era molto presente l'invidia, oggi è presente come se non fosse passato tempo. Sì, credo che gli utenti di Facebook in sostanza siano degli invidiosi, quindi degli di avere anche loro gli occhi cuciti. Però qui c'è un altro elemento che ci riporta all'attualità. Che altro, le dita mozzate. Le dita, sì, okay. Tutto, insomma, qualche amputazione, sì. Non farebbe male. E diceva, qui c'è un altro elemento importante. Allora, questi invidiosi hanno gli occhi cuciti. Dante adopera un'infinità di volte il verbo vedere. Però questi non possono più vedere. E allora, noi stiamo vivendo un'epoca in cui
siamo costretti a vedere ma non a sentire. Cioè la famigerata dad, che cos'è? È un vedere quello che non puoi vivere, in sostanza, no? Qui la mancanza della vista che hanno questi dannati, in fondo si collega a un vedere che non è la vita, ma è una riproduzione anche un po' fasulla a volte della vita, no? Perché insegnare attraverso questo sistema di didattica a distanza non funziona, diciamo apertamente, cioè è un surrogato, proprio perché manca la possibilità di vedere da vicino. C'è una bella poesia di Giorgio Caproni, Il congedo del viaggiatore cerimonioso, e dice com'era bello guardarci negli occhi. Se ci pensiamo, se noi vogliamo avere un rapporto con una persona, con chiunque, se ci si guarda negli occhi è reale, se non ci si guarda o ci si guarda attraverso uno schermo è fittizio, è fasullo, è una limitazione. Questi invidiosi sono limitati perché non possono vedere. Certo. Un'altra brevissima annotazione. Qui viene utilizzato in questo canto la parola ammiragli, che poi troveremo di nuovo all'arrivo di Beatrice in un altro contesto. E è una parola curiosa questa degli ammiragli, perché sono... Sì, qui vengono citati gli ammiragli come coloro che speravano che Talamone, che è una località sulla costa tirrenica, diventasse il porto di Siena, no? Sappiamo che Firenze aveva in Pisa il suo porto e Siena, nella sua ambizione, voleva anch'essa avere uno scalo, però questo porto poi non lo ebbe. E coloro che si dovevano occupare della creazione del porto erano ovviamente delle personalità giuridiche che avevano un potere enorme per quanto riguarda la marineria, cioè erano gli ammiragli. Non dimentichiamo che siamo in anni, fine del 200, nei quali la marineria ha un potere in grandissima espansione. Perché? Perché chi domina i mari può fare i suoi traffici, e quindi Venezia da una parte e Genova dall'altra vogliono affermarsi sui mari, e conosciamo due famose battaglie nelle quali i genovesi, prima alla Meloria e poi a Curzola, grazie ai loro ammiragli riescono a dominare il Mediterraneo, buona parte del Mediterraneo. Quindi gli ammiragli rappresentavano allora il potere più alto, più ancora dei condottieri, più ancora dei militari che guidavano le truppe o dei cavalieri, perché effettivamente allora la marina, il mare, era un territorio da conquistare e lo conquistavano gli ammiragli.